Come si chiama? Pietro. No, lei. Gemma. Gemma. Saluta, Gemma. Ehi, è bello questo bambino, eh? Le assomiglia. I maschi assomigliano alle madri. Carica di ricordi degli anni di guerra, Gemma si reca a Sarajevo con suo figlio Pietro per assistere a una mostra in memoria delle vittime, che include le fotografie di Diego, il padre che il ragazzo non ha mai conosciuto. Ma una verità attende Gemma, che la costringe ad affrontare la profondità della sua perdita, il vero orrore della guerra e il potere di redenzione dell'amore. Questa settimana Miriam Dolce ha incontrato Sergio Castellitto, ma attenzione, perché ritorneremo a parlare di Venuto al Mondo la prossima settimana con Margaret Mazzantini. Gli amori più assurdi sono i migliori. Diego, vieni! Dio, che risata che hai! Mi sono innamorato di te. Tu sei matto. Vai. Io voglio passare tutta la mia vita con te. Tu li vuoi, figli? E tu? Sì. E sono rimasti insieme tutta la vita. Siamo con Sergio Castellitto dall'8 novembre al cinema con Venuti al Mondo. Che cosa ha voluto dire per lei riuscire a ridurre in forma cinematografica tutte le dinamiche e gli aspetti del romanzo molto corposo, appunto, di Margaret? Beh, intanto ho cercato di non ridurre, ma di celebrare in qualche modo. È una scrittura fortemente evocativa, piena di immagini. Allora, che cosa c'è di più eccitante per un regista? Avere la possibilità di lavorare su delle parole che evocano delle immagini, andarle a dissotterrare, andarle a scoprire, poterle immaginare. Poi non è detto che se la parola è casa, l'immagine sia una casa, magari è un bambino. Ed è questa la cosa affascinante, questo è il lavoro dell'immaginazione, della fantasia. Per cui è stata una grande avventura umana. Quando mi chiedono perché sono andato a Sarajevo, mi vergogno. Nessuno toccherà Sarajevo! Io sono Goico, la sua guida. È ancora vivo. È sempre stato vivo. La buca è il destino, il fiume della vita. Anche essere accolti a Sarajevo dagli attori di Sarajevo, perché so che avete avuto anche una grande accoglienza lì. Sì, siamo stati lì in tutto, credo, sei, sette settimane, in due momenti, prima a settembre e poi siamo tornati a novembre, per prendere stagioni diverse, anche proprio luci diverse. Abbiamo un ricordo molto bello, molto dolcemente malinconico, una città, come dire, già ancora pervasa dalle ferite che ha dovuto subire. Lavorare appunto in famiglia, diciamolo pure, con la moglie Margaret, il figlio Pietro, per la seconda volta tra l'altro, perché aveva già lavorato con La bellezza del somaro. Che cosa vuol dire per lei? Significa lavorare di più, perché bene o male quando lavori con qualcuno e poi la sera lo saluti, se vai a casa tua e parli d'altro, in realtà noi non smettiamo mai di lavorare, per cui lavoriamo molto più degli altri, secondo me. Torniamo a casa e in cucina. Margaret è una magnifica cuoca, non è soltanto una grande scrittrice. Continuiamo a parlare, come dire, tagliando il pane o cucinando e così via. I nostri figli quindi hanno vissuto un'esperienza umana quotidiana di Factory, senza mitomanie, senza. Abbiamo litigato come belve, abbiamo fatto pace come due amorosi e così via, ma hanno assistito a questo in maniera molto diretta, molto serena. I figli che devono venire vengono, è sicuro, Gemma, vengono. E tu la ami? Come faccio a non amarla? Io sono sterile. C'era una versione lunga abbastanza, di 4 ore e mezza, che appunto poi è stata ridotta a 132 minuti. Eh beh sì, la versione lunga di 4 ore e mezza, per cui insomma era abbastanza impresentabile dal punto di vista della distribuzione, però ci sono delle cose molto belle, speriamo di poterle. Che non verrà mai vista.
Beh, spero di sì, spero di sì. Io l'ho vista, però vi posso assicurare che è molto bella. Lavorare nuovamente con Penelope Cruz, è lei che vi ha cercato o siete voi che l'avete cercata? Dopo Non ti muovo. Penelope è lei che sceglie di venire a lavorare con noi. Lei, se legge i libri di Margaret, si innamora di quei personaggi. L'attrice intelligente come lei capisce che sono personaggi abbastanza introvabili e gli attori crescono sui personaggi. Ci siamo trovati naturalmente a fare il film. È stata una bellissima avventura davvero, anche per lei, credo. Ho parlato con Goico. Lui mi ha detto che cercate una cicogna. Ha partorito a Sarajevo. Noi non moriremo, Goico. Gemma sta per nascere. Lascia che ti racconti la storia. Ringraziamo Sergio Castellitto. Grazie a voi, grazie a tutti.